persone e nessuno l'avrebbe neanche potuto immaginare solo stamattina. Siamo veramente tantissimi e dobbiamo riuscire anche a disporci lungo la riva per srotolare questi 300 metri di striscioni che abbiamo preparato per affermare che Venezia deve finirla con la monocultura turistica, deve finirla con le grandi navi, deve finirla con la svendita totale di tutto il patrimonio abitativo solo ad uso turistico di B&B e deve invece trovare e dare risposte ai residenti. Guardate, oggi io sono del comitato No Grandi Navi, è particolarmente importante perché non dobbiamo mollare il colpo solo perché quest'anno non vedremo le navi transitare attraverso la nostra città. Le forze, le lobby della croceristica sono già al lavoro, avete visto tutti, no? Le mosse che stanno facendo, si stanno preparando a costruire banchine a Porto Marghera, la stessa Porto Marghera che prende fuoco una settimana sì, una settimana no e continua a avvelenarci con il veleno di un'industria petrolchimica ormai obsoleta. Si stanno preparando a scavare il canale Vittorio Emanuele, quindi a continuare la devastazione della laguna per continuare a portare le grandi navi esattamente qui a San Basilio. Quindi non stanno preparando l'allontanamento delle navi da Venezia, stanno preparando l'assedio delle navi a Venezia, ancora più di prima. Questi si stanno preparando per portarci le navi grandi in marittima. Le navi medio-grandi in marittima attraverso il canale Vittorio Emanuele e le navi gigantesche a Marghera. Questi si stanno preparando a fare peggio di prima e quindi noi dobbiamo essere forti e pronti per impedirglielo. Noi dobbiamo continuare a essere qua e non lasciarci imbrogliare solo perché per una stagione non le vediamo passare davanti alle nostre finestre. Ed è la stessa cosa che si stanno preparando a fare i vari padroni di questa città, quelli che in pieno lockdown hanno fatto una manifestazione da San Marco a Rialto, i paroni, i cipriani, quelli con i miliardi che sono andati a protestare perché vogliono ancora meno vincoli sul lavoro, vogliono maltrattare ancora di più i dipendenti, vogliono fare ancora di più il bello e il cattivo tempo in questa città. E allora oggi è particolarmente importante perché mai come oggi siamo davanti a un bivio. Venezia può diventare definitivamente il parco a tema turistico delle grandi navi, di Airbnb, degli albergatori, dei ristoranti a uso e consumo dei turisti. Venezia può diventare definitivamente Disneyland, oppure possiamo prendere questo momento come un'occasione e ribaltare il tavolo, cambiare rotta, non solo delle navi fuori dalla laguna, ma di tutto il modello di sviluppo di questa città, tornare ad affermare la dignità di una Venezia che vuole essere città, vuole tornare ad essere città con le case piene di cittadini, con i campi pieni di bambini, vuole tornare ad essere una città vissuta dai propri residenti. E allora è per questo che oggi è fondamentale, importantissimo che ci siamo trovati in così tanti. E allora grazie a tutti per essere qua, adesso cominciamo questa gigantesca striscionata, questo flash mob, ci saranno spettacoli, canzoni, ci sarà ancora un po' di musica, un po' di cose che succedono e poi disponiamoci davvero lungo la riva, arriviamo davvero fino alla salute perché siamo talmente tanti che ci arriviamo, se siamo bravi e se ci mettiamo tutti in fila, ci arriviamo davvero in campo della salute e il prossimo coro, la prossima canzone del coro delle lamentele lo facciamo dagli scalini della salute, che un'altra volta protegga questa città.